Allora, ritornando a parlare sempre con il nostro amico Ilio, qui in questo splendido angolo, che cosa voleva dire all'epoca essere rocchettari? Beh, ci ho pensato spesso, a volte mi piace, essendo genovese, anche risparmiare su parole e concetti, ma renderli nitidi. Essere un privilegiato. C'è il privilegio di essere, ad esempio, non tanto controcorrente, ma di pensare a qualcosa che gli altri non stavano ancora pensando. Poi la sala grettezza stupenda della genovesità, no, ti fa sentire un privilegiato quando varchi una soglia che poi diventerà anche, non dico popolare, perché non so quanti genovesi amino ancora i Led Zeppelin, però insomma non era più un fatto di privilegiati con l'occhio e l'orecchio che si incantava a sentire questa innovazione musicale. Quindi il privilegio è proprio la sensazione di essere stato graziato da un Dio benevolo per poter entrare tra quegli eletti, lo dico virgolettando ovviamente, a essere beneficiato di questa nuova sensazione di emozione, come dicevo all'inizio di questa nostra chiacchierata. Tra l'altro, se non mi sbaglio, non è stata l'unico privilegio che tu hai avuto, ce ne sono degli altri. Beh, sì, io subito dopo la mia esperienza, diciamo, musicale, mi sono appassionato alla fotografia e con sacrifici non da poco cominciai a comprarmi la prima Nikon, cominciare a fare fotografie e anche lì, non emulando, ma cercando di comprendere anche i fotografi. Mi ricordo era l'epoca del Vietnam, quindi i reportage fotografici avevano un'incidenza politica, emotiva, rilevantissima, fatta da questi operatori culturali, no? Bene, lì mi sorgeva un'altra idea, di godere di un altro privilegio, quello di essere un testimone privilegiato rispetto agli eventi. Gli eventi che potevano essere una bambina che sorride, un vecchio magari curvo su una panchina, no? E tu trasformi quella realtà in un evento e ne sei testimone. Hai questo privilegio, assumendoti le tue responsabilità. In questo contesto io ho avuto il privilegio di essere testimone del famoso fatto dell'omicidio del fattorino delle case popolari, no? Come è stato scritto in modo non falso ma approssimativo e quindi assolutamente non corretto, io non stavo né provando la macchina fotografica, non facevo niente di tutto ciò, io stavo studiando perché allora dovevo ancora dare un esame all'università, avevo avuto il permesso di stare a casa una settimana dal mio lavoro e mia madre ha sentito che stava succedendo qualche cosa e io, che confesso avevo la macchina fotografica sul tavolo mentre stavo studiando, mi sono comportato come un reporter, anche se ero un novizio, avevo questo spirito perché ne avevamo parlato con gli amici fotografi e andrei alla finestra e scattai, senza neanche mettere a fuoco, insegnamento dei maestri, preoccupandomi prima di fissare qualsiasi cosa, poi dopo misi a fuoco e feci 3-4 scatti, 4 mi pare, ed ebbi il privilegio di vivere questa esperienza, senza neanche sapere poi che cosa sarebbe successo, quale sipario si sarebbe spalancato su una realtà molto complessa, no? E devo dire che i media avevano un po' incasinato con la sequenza delle fotografie e un libro che uscirà a breve di Donatello Alfonso metterà un po' ordine in queste cose e sarà interessante leggere questo libro. I media hanno fatto casino e hanno eletto quella fotografia che passerà alla storia, mio malgrado, come l'immagine del male, sostituita poi negli anni più recenti dalla P38, vi ricordate? No? Quella, sì. E anche qui devo dire il privilegio di essere genovese, perché poi io sono veramente molto genovese, ci tengo molto a questa localizzazione geopolitica. Mi dissero, se tu eri a Milano saresti diventato un fotografo famoso. È assolutamente probabile,
che ciò avesse potuto succedere. Io ho avuto il privilegio di essere a Genova, di essere totalmente ignorato da questo punto di vista e di fare scelte di tipo non speculativo. Devo dire che insieme a Leoni, Francesco Leoni, che fu poi il fotografo, la sua agenzia a distribuire le foto, ricordo con piacere, anche con una nota di commozione, che gli ha ricavato una parte o tutto, questo non lo so, non mi compete, è stato poi devoluto alla famiglia. Andammo Francesco Leoni e il sottoscritto a devolvere una somma alla famiglia, e con grande emozione, e qui ecco il privilegio, lo sottolineo, di aver avuto il ringraziamento della madre di Floris, la quale mi disse che quelle foto per lei sono state una sorta anche di consolazione, ancorché drammatica, e questo fa risaltare non tanto il mio ruolo, che è minimo, ma il senso della fotografia con la F maiuscola, così come il rock con la R maiuscola. Sono emozioni dell'umanità che vanno viste con grande favore, specie in questi tempi bui dove la cultura, l'emozione è rivolta a cose che ritengo sinteticamente volgari. Basta guardare, io non li guardo, non forse mai guardati, le trasmissioni televisive di massa, no? le veline, le cose. La volgarità. La non credo che una persona come te possa essere. Come tra gli alleisti ci saranno i tatuaggi, ci saranno i giubbotti con le patch, ci saranno le marmite smarmittate, ci sarà casino, ma c'è almeno la sensazione di partecipare a qualcosa che trascende la tua esperienza personale, un po' la fratellanza. Ecco, il rock era la fratellanza, la fotografia è fratellanza tra chi sta dietro, per mestiere o per diletto, ha un obiettivo, e questo secondo me mi fa apprezzare i miei, ripeto, inesorabili limiti, ma anche la gioia di aver partecipato a grandi, grandi emozioni, grandi esperienze. Ci fermiamo un attimo e poi l'ultima parte dell'intervista all'amico Ilio Galletta. Ilio, ti faccio una domanda che sicuramente ti avranno fatto già in tanti. Aver scattato una delle foto, lasciami passare il termine, tra le più importanti del secolo scorso, diciamo. A livello, apparteniamo al secolo scorso. Noi tutti e tre, compreso il nostro amico Aldo Snyder, che è il nostro cameraman di oggi, apparteniamo al secolo scorso. Cosa è successo all'indomani della foto? Ilio Galletta all'indomani della foto. Beh, sono successe tante cose, comprese nulla. Se qualcuno può essere curioso di sapere se ho avuto minacce, se ho patito. No. Cioè, come l'hai vissuta tu all'indomani, sapendo di cosa hai immortalato? Cioè, nell'intimo di Ilio Galletta, avere scattato quella foto all'indomani, cosa ha creato dentro di te? Beh, posso usare un'espressione genovese tipica, perché io le foto le ho viste pubblicate, io non le ho neanche mai, anzi le ho toccate dopo 40 anni, in un'occasione di un incontro scorso anno nel 40esimo. Quando le ho viste pubblicate, una in particolare, ho detto e ho formulato questo semplice pensiero genovese, ho detto: Belin, che foto. Che vuol dire tutto. Sì, perché devo dire la verità, ho fatto fin qua esercizio di umiltà, però sono orgoglioso di essere riuscito a farla, anche perché non avevo una lunga esperienza, pochissima esperienza, e quello scatto, uno dei quattro che ho fatto dalla finestra, devo dire che è in sé, anche formalmente, anche se insomma, c'era un Cristo che stava morendo, era un fatto di sangue gravissimo, ma è anche formalmente apprezzabile, cioè è proprio un momento. E devo dire che fotograficamente parlando ne sono stato e continuo a esserne orgoglioso, in fondo l'ho fatta io, è innegabile. Tutto il resto invece, che vale molto di più come considerazioni, anche a prescindere dalla mia esperienza personale, sono drammaticamente
pesanti, perché c'è stata anche una sorta di manipolazione. Ho vissuto come testimone il processo per direttissime, nel quale ho avuto un contatto con lo svolgimento della giustizia in quella circostanza che mi si arrice la pelle ancora ora, no? Tutto quello che è successo, poi i fatti che ci stavano dietro. Insomma, erano il preludio a tempi veramente, veramente bui. E queste sono le considerazioni che ti restano, perché ormai hanno una valenza, come dire, storica, nel senso Certo. sono fatti accertati, eccetera, eccetera. Quindi, sì, ogni tanto ci penso e forse quello di cui mi rammarico è. C'è una fotografia che mi ritrae uscito dallo studio, dal laboratorio, in cui spalanco un sorriso di orgoglio. Ecco, di quella foto io mi vergogno un po', perché, vabbè, ero Beh, giovane, certo. così orgoglioso di aver fatto quella cosa, tra l'altro anche orgoglioso di averla gestita forse in un modo che mi è consono come spirito, cioè io ho dato le foto alla polizia, non ho pensato di farci su della speculazione. Poi è chiaro, le ho date un'agenzia, ci ho ricavato una somma che per me allora era rilevante, ma di fatto modesta rispetto al giro che ne poteva venire fuori. Ma di quel fatto sono contento e orgoglioso di non averci speculato. Ma quella foto che mi ritrae sorridente, no? Con tra l'altro i giornalisti o i fotografi professionisti che mi insultavano, dicendo che ero, si può dire in radio o in televisione che. Puoi dire Ma quello che non vuoi. è che ero un coglione perché ho fatto una cosa da stupido, no? No, assolutamente. Me la sono beccata. Ma quel sorriso in quella foto che è stata pubblicata su qualche giornale, forse sul Secolo, ecco, avrei voluto proprio non essere ripreso mentre ridevo. Sorridevo d'orgoglio, era in quel contesto una cosa che non avrei voluto fare. L'ho fatta. Amen. Ilio, ti volevo chiedere ancora una cosa perché sinceramente qua mi fanno dei gestacci, indubbiamente sarà un'intervista stralunga, però sinceramente con una persona come te, ti dico la verità, non mi alzerei più, continuerei a farti domande su domande, Beh, però stasera possiamo fare gli spaghetti con l'arrosto, questa va bene. ma la giornata aiuta anche perché tra l'altro è tipico clima genovese, sta piovendo, però ti volevo fare una domanda che faccio a tutti, diciamo, i musicisti che ho avuto il privilegio e l'onore di intervistare. Nella vita di una persona c'è i treni che partono, i treni che passano e il treno che hai perso e il treno che hai preso. Bah, allora, il treno che ho perso è che avrei dovuto nella vita professionale, lavorativa, di studio, essere meno superficiale. Forse avrei potuto dare di più, ma io. Beh, ci sono delle volte che proprio non ho cuore, quindi lascio correre. E quindi quel Certo, treno lì, da un certo punto di l'hai vista, l'ho perso. visto passare, ma me ne vado bene. Ecco, detto proprio così, alla mia età oggi si può anche fare questa affermazione, che non è di autocritica, è di riconoscimento anche dei propri limiti. Il treno invece che ho preso sono quelli della musica, cioè nel non considerare le avversità, no, di opinione di quelli che ti stanno attorno, della famiglia, e io lì ci sono saltato e devo dire che in un momento della mia vita difficile, perché da giovane poi si passano anche momenti. Io ricordo un capodanno passato a mangiare pane, sete e frisciù, no? Nella notte di San Silvestro con i miei amici del gruppo, l'ultimo. Io se non avessi suonato, se non avessi fatto musica, sarei stato forse un depresso e chissà. Forse anche qualcosa di peggio, ma farla, dandoci dentro, ragazzi, è come. Voglio fare ricordare una cosa che mi ha detto un mio amico che è del mestiere della psicologia. Aveva intervistato un pastore sardo a proposito del pensiero zen. E questo pastore sardo chiese: ma lei quando guarda, fa il pastore che controlla il gregge, cosa pensa? E il pastore dice: io non penso, io devo guardare le pecore. Ecco, suonare la batteria era non pensare, non guardare le pecore,
ma guardare quella vastità che è la creatività musicale. E questo, ho già usato la parola privilegio, la ribadisco. È una cosa che ti può salvare la vita, proprio emotiva e forse anche qualcosa di più pesante. Diciamo che la prossimità con la dove io non ho mai fumato, una volta mi hanno dato una pipa, mi ricordo in Svezia, era un americano fidanzato di una norvegese, una pipa con l'hashish, io fumo tuttora la pipa insieme a qualche sigaretta e mi sono fumato questa pipa di hashish. Mi hanno bussato nella porta del bagno dopo 4 ore che ero lì dentro, no? Quindi mai più nella mia vita. Però in certi momenti psicologici, eccetera, la possibilità, l'essere in vicinanza per risolvere dei problemi, poteva succedere. A me non è successo perché la musica è stata veramente la salvezza o la possibilità di entrare in sintonia con altre persone. Ecco, sì. Come la musica bacchiana, no? La musica da camera, il piacere di concertare con gli altri. Ecco una cosa che un batterista non potrà mai fare, anche perché gli assoli di batteria a volte sono noiosi, è che fai musica con gli altri, insieme agli altri, e questa è un'altra bella cosa, forse la migliore, la più bella in assoluto. Non c'era il pubblico in quella cantina, ma fare le cose assieme, in sintonia, improvvisando, fraseggiando, sviluppando questo discorso improbabile ma armonioso. Ragazzi, chi ha fatto musica credo che mi possa comprendere, chi non l'ha fatto, beh, perché non comincia? Siamo alla fine di questa bellissima, interessantissima, istruttivissima, non si dice istruttivissima ma lo dico lo stesso, chiacchierata con, cosa posso dire, con un pezzo della storia della musica genovese che è passato tra la musica, è stato testimone di un episodio gravissimo della storia di questa città. Tra l'altro ho saputo da un nostro amico comune che salutiamo, Mauro Boccardo, che ha vissuto anche un'altra esperienza terribile, ma non voglio accennare a questa esperienza perché è una cosa personale molto intima. Vorrei solo che chi segue e chi vedrà questa intervista cerchi di cogliere il senso delle parole dell'amico Ilio, perché non si parlava solo di musica, mi piace quel gruppo, non mi piace quest'altro gruppo. Mi sembra che stamattina il nostro amico Ilio abbia fatto una lezione di vita per chi ci segue e per i giovani. Da Carlo Barbero e da Ilio Galletta, alle prossime interviste per Genova Rock. Ciao. Ciao.